Al via la seconda edizione della mostra Mercato Rose, Orti, Giardini e non solo, nata e sviluppata con il desiderio di promuovere la conoscenza delle piante, l'arte del giardino e la difesa del paesaggio naturale, nonché l'artigianato di nicchia e la promozione dei prodotti del territorio. L'evento, patrocinato dalla Regione Puglia e dall'Università di Foggia, si svolgerà dal 3 al 5 giugno nel magnifico giardino dell'Istituto regionale Incremento Ippico di via Romolo Caggese. Il programma, vasto ed interessante, prevede la presenza di vari stand di molte province italiane che porteranno piante verdi e fiorite, frutti antichi, rose rare, ortaggi ed artigianato di qualità. Il tutto affiancato anche da momenti di dialogo e approfondimento in occasione di conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri di botanica, dimostrazioni e lezioni di arte floreale per bambini ed adulti. Visitatori da tutta Italia, partner da tutta Italia, un tocco di green a questa città. E io ci tengo moltissimo perché Foggia è, diciamo che è meno conosciuta del resto della Puglia, ma Foggia è bellissima, che ne pensino delle persone. E io trovo che Foggia abbia delle potenzialità enormi, c'è tanta gente interessante, intelligente, colta e per bene. Quindi l'anno scorso i miei espositori che ritornano quest'anno sono stati molto colpiti dal fatto che molti foggiani non solo hanno acquistato, ma erano estremamente interessati al verde, alla cultura del verde. Ecco, io voglio incrementare la cultura del verde. Quest'anno infatti ho, diciamo, la più parte dei miei espositori sono della Capitanata.